viva, sempre viva, quelle tre persone divine, quelle tre persone divine, la Santissima Trinità. Tutti quanti genuflessi, siamo noi qui venuti, onde tutti noi ci aiuti, la Santissima Trinità. Proviamo a dire Ultreia. È notte, sono le 3:30 del venerdì 10 giugno. Dopo una sentita preghiera alla Cappella del Creato del Giardino Laudato Si della Chiesa di San Bruno, siamo partiti. Anche quest'anno vogliamo misurarci con i nostri limiti. E andiamo alla ricerca di colui che ci cerca. Ma non siamo dei turisti, o degli sportivi, o dei vagabondi. Siamo solo dei pellegrini. Non andiamo ad un picnic, andiamo ad un santuario. Venite con noi. Andiamo con la musica.
grazio, o mio Signore, per le cose che sono nel mondo, per la vita che tu ci hai donato, per l'amore che tu nutri per me. Con le mani. Alleluia, oh mio Signore, alleluia, oh Dio del cielo, alleluia, oh mio Signore. Evviva la Santissima Trinità. Santissima Trinità. Evviva la Santissima Trinità. Evviva la Santissima. Carissimo Don Alberto, siamo qua oggi tanti pellegrini, finalmente un post pellegrinaggio post pandemia, ritroviamo tanti pellegrini, noi ti chiediamo a nome anche della compagnia di San Bruno di Colleferro di esprimere un piccolo pensiero su questo pellegrinaggio, sulla Santissima Trinità e su questa bellissima giornata. Sì, bene, ecco, siamo tutti quanti veramente contenti che dopo 2 anni, ecco, ci ritroviamo così in tanti qui al santuario. È un'esperienza straordinaria, è un bagno di fede vedere tanti pellegrini che con tanta fede e devozione vengono qui al santuario, ci riempie il cuore di tanta gioia, di tanta forza. Ecco, il messaggio che viene qui, ormai lo sappiamo bene, soprattutto quest'anno, è la preghiera per la pace, perché ormai, ecco, la pace sta la guerra sta creando dei problemi così grandi per, non solo per l'Ucraina e la Russia, ma anche per tutte le famiglie. E allora ecco la preghiera che tutti quanti insieme abbiamo fatto qui alla Trinità, è che cessino le guerre, si estingua l'odio, ritorni la pace. E la gioia grande qual è? È quella di riguardare avanti con speranza, con fiducia. E questa speranza, questa fiducia, noi qui, ecco, possiamo toccarla con mano in questo luogo così mistico, dove l'umano e il divino si toccano.
E allora ecco, vogliamo veramente dire grazie a Dio Trinità, e saluto veramente con tanta cordialità la compagnia di Colleferro di San Bruno per l'attaccamento che avete, ecco, in questo santuario, e insieme con tutti quanti i pellegrini vogliamo pregare la Santissima Trinità, chiedere la forza alla Santissima Trinità perché possiamo riportare tanta gioia nei nostri luoghi, nelle nostre famiglie, con la nostra vita bella. Viva la Santissima Trinità. E viva la Santissima Trinità. Grazie Don Alberto, a nome della compagnia di San Bruno faccio un abbraccio. Grazie. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Evviva la Santissima Trinità! Evviva l'ospitalità! E come vedete stiamo tornando a casa, ma sicuramente sarà accaduto qualcosa che rimarrà scritto nel nostro cuore. Ma oltre alla quantità dei passi o al numero delle ore trascorse in cammino, ci sarà da chiedersi: ma quale continuità potremo dare a questa esperienza vissuta? Noi vogliamo crederci. Ultreia et Susseia, laudato sia.